La maggior parte delle cose che sono considerate strane, pericolose o offensive alla fine diventano illegali ad un certo punto nel tempo, tuttavia ci sono alcune cose che sono davvero inquietanti eppure in qualche modo sono perfettamente legali. Ecco 10 cose scandalosamente strane che sono in realtà legali. Iscriviti se sei nuovo al canale, lascia un grosso mi piace ed iniziamo subito con questo video. Ehi, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Troppi bambini. Mitsutoki Shigatae è figlio di un miliardario giapponese. Quando ha compiuto 24 anni, ha deciso che voleva avere una grande famiglia con moltissimi bambini. Certo, sembra tutto normale, ma invece di trovare una ragazza, una moglie e cercare di fare i bambini alla vecchia maniera, ha assunto più madri surrogate possibile in Thailandia per portare il suo DNA. Le madri surrogate in Thailandia possono guadagnare fino a $10,000 per bambino. Nel 2014 Shigeta ha pagato 10 diverse madri surrogate per partorire i loro figli e ha finito per ottenere un totale di 16 bambini. Secondo i testimoni, voleva fare da 10 ai 15 bambini all'anno per il resto della sua vita. Nonostante il fatto che l'avvocato di Shigeta continui ad insistere che il suo cliente vuole solo una grande famiglia, nessuno sembra crederci. Persino l'Interpol ha pensato che ci sia un motivo più oscuro sotto questa faccenda, eppure non riescono a trovare alcuna prova di traffico di esseri umani. La Thailandia ha effettivamente approvato una legge nel 2015 sostenendo che è illegale per gli stranieri usare le madri thailandesi come surrogati. Non appena però diventò illegale in Thailandia, Shigeta salpò su una nave ed iniziò a far nascere bambini in Cambogia. Nel 2016 altri 13 suoi figli sono stati ritrovati a vivere in contate in giro per il mondo. Secondo qualcuno che lavora in una clinica della fertilità cambogiana, si dice che un giorno Mitsutoki Shigeta vorrebbe che il suo gigantesco clan di bambini votasse per lui così da poter vincere le elezioni e gestire il suo impero economico. È stato anche detto che non smetterà mai di fare bambini fino al giorno della sua morte. Numero 9. Costerà un braccio e una gamba. Non è assolutamente legale tenere pezzi di corpo umano appena tagliati in giro per casa, a meno che non siano i tuoi. Nel 2011 Christy Loyal è stata diagnosticata con un cancro ai piedi e stava iniziando a diffondersi questo. Ha perso quindi tutto il suo piede e una parte della sua gamba per l'amputazione. Quando però l'operazione finì, i medici misero la gamba in un sacchetto di plastica. La donna non voleva separarsene, così chiese ai dottori se poteva portarsela a casa con sé. Si scopre infatti che questo è perfettamente legale perché, era tecnicamente ancora il suo piede, che si è attaccato al suo corpo o meno. I medici le conservarono la gamba in un modo speciale prima di passarlo ad una società specializzata nella pulizia della carne, in modo da eliminarla e conservare solo le ossa. Ora ha uno scheletro pulito della sua gamba. Christy la usa come decorazione nella casa e si fa spesso dei selfie con essa. Il piede è anche praticamente la star del suo account Instagram chiamato One Foot Wanderer. Numero 8. Andare a pesca. Di solito la pesca è un passatempo piuttosto calmo che richiede stare seduti in attesa per lunghi periodi di tempo. Per Catland Hunt però non andava bene, voleva portare la pesca al livello successivo, voleva sparare ai pesci con la sua pistola Glock da 9 mm. Si scopre infatti che è perfettamente legale pescare con un'arma da fuoco in alcuni stati del mondo, dopotutto se la caccia con le pistole è legale a terra perché non lo deve essere sott'acqua. Per fortuna quest'uomo pesca principalmente il pesce leone, che nella sua zona non ha un predatore naturale. Sono velenosi e lo fa solo per tenere sotto controllo la popolazione. L'unico motivo per cui sono presenti nell'oceano Atlantico questi pesci è perché una volta erano tenuti come animali da compagnia esotici in vasca. Gli americani però, come sempre, hanno cominciato a scaricarli nell'oceano quando si sono stancati di loro. Il pesce leone ha quindi iniziato a moltiplicarsi e uccidere altre specie di pesci importanti per il sistema. Sono responsabili infatti per il danneggiamento degli ecosistemi naturali e delle barriere coralline. Così, mentre Coltland e i suoi amici hanno un bel lobby e un po' strano, in realtà stanno facendo una buona cosa per le acque che circondano la sua casa in Florida ed è perfettamente legale. Numero 7. Che la forza sia con te. Ci sono un sacco di fan di Star Wars là fuori, ma non molti arriverebbero fino al punto di cambiare completamente la loro identità per diventare uno dei loro personaggi preferiti. Il Lord Sith, precedentemente noto come Eric Welch, decise che voleva cambiare legalmente il suo nome in Darth Vader e ottenne il permesso di farlo. La sua patente di guida nello stato di New York legge infatti Darth Vader e sì, fa anche i cosplay. Si scopre che puoi cambiare il tuo nome in qualsiasi cosa tu voglia, a patto che non la usi come un modo per evitare debiti o per scappare da un crimine. Non puoi però provare a imitare una persona famosa, usare insulti razzisti o cambiare il tuo nome in un numero, cioè a meno che non scrivi il numero con le lettere. Quindi questo significa che Eleven di Stranger Things avrebbe avuto difficoltà a ottenere il suo nome su una patente di guida. Welch è cresciuto in 8 diverse case adottive da bambino e si è trasferito cambiando scuola per ben 15 volte. A peggiorare le cose, ha combattuto anche contro il cancro per diversi anni. Per quanto ci riguarda però può chiamarsi come vuole e fortunatamente la legge è d'accordo. Numero 6. Maiali su un aereo.
Molte persone afflitte da disabilità fisiche ricevono un animale di servizio per aiutarli a navigare nel mondo intorno a loro. Le persone con una condizione mentale speciale possono ottenere il permesso di portare con sé animali di supporto emotivo in luoghi pubblici. La maggior parte delle persone sceglie un cane o un gatto come animale da supporto. Tecnicamente chiunque abbia un animale di servizio con licenza può portarlo in giro in pubblico. Molte compagnie aeree si conformano alle leggi consentendo di portare animali di servizio sui loro aerei, ma a condizione che il passeggero informi la compagnia aerea entro un anno dalla data del suo volo. Devono inoltre fornire la documentazione di un medico certificato. Normalmente le persone portano i loro cani o gatti in una cassa, ma la US Airways non avrebbe mai pensato che nel 2014 un passeggero avrebbe portato il maiale di supporto sull'aereo. Secondo i testimoni, il maiale di supporto, panciuto, stava strillando per tutto il tempo a bordo dell'aereo e i passeggeri non erano molto felici della cosa. Un uomo di nome Robert Phillips è stato lo sfortunato a dover volare su un posto a sedere accanto a questa donna, specialmente quando il maiale ha fatto i bisogni lungo il corridoio. Secondo Phelps, la donna parlava del maiale come se questo fosse una persona e la sua reazione nel vederlo defecare ovunque era semplicemente assurda. Gli assistenti di volo, inoltre, prima di partire, volevano chiederle di andarsene, anche se tecnicamente questa donna non stava facendo nulla di illegale, ma onestamente nessuno vuole volare con accanto un maiale su un aereo. Numero 5. Assicurazione sulla vita dei dipendenti. Il prossimo è immorale e inquietante ed è un perfetto esempio di come i ricchi diventano sempre più ricchi. Negli Stati Uniti è perfettamente legale per le grandi società stipulare polizze di assicurazione sulla vita sui propri dipendenti. Quindi, se un dipendente dovesse mai morire, la compagnia incasserà i soldi della sua morte. In effetti, le grandi banche come JP Morgan, Chase e Wells Fargo possiedono miliardi di dollari in polizze assicurative sulla vita dei loro stessi dipendenti, come se avessero bisogno di più soldi. Ciò che è ancora più sconvolgente però di questo fatto è che neanche un centesimo di questi soldi andrà mai alle famiglie dei defunti. Infatti hanno lo scopo di aiutare le aziende a ridurre le perdite che potrebbero subire a causa della morte del dipendente e il costo nel trovare un sostituto. Tuttavia, l'importo che incassano su queste politiche supera di gran lunga quello che mai pagheranno effettivamente in spese. Numero 4. L'imitazione è la più alta forma di adulazione. Negli Stati Uniti e in Europa esistono severe leggi sul copyright che proteggono l'immagine del marchio di un'azienda e le azioni legali sono archiviate su base regolare per proteggere i loro diritti. In Cina, tuttavia, queste regole sono spesso ignorate o sono inesistenti. Un blogger di viaggi americano aveva individuato un Apple Store a Kunming in Cina, solo per rendersi conto che in realtà non lo era. Il negozio affermava di essere un ufficiale con licenza Apple e tutto, ma dall'arredamento alle uniformi dei dipendenti era in realtà tutta una copia. Anche i computer i telefoni degli iPod sono prodotti legittimi, tuttavia si rese conto che era in realtà un falso elaborato. Persino i dipendenti hanno supposto che lavorassero in un vero Apple Store, nonostante appunto non lo fosse e non fosse elencato tra le località ufficiali cinesi del sito Apple. Uno dei proprietari del negozio ha detto che non esiste una legge cinese contro la decorazione del negozio nel modo in cui voglio decorarlo, e hanno ragione. Mentre alcuni di questi negozi hanno fatto domanda per diventare veri negozi ufficiali per il bene della loro reputazione, altri semplicemente non se ne curano e continuano a vendere nei loro falsi negozi senza rischiare di essere citati in giudizio. Numero 3. Il peggior regalo di sempre. Ottenere un pacco per posta è emozionante, anche da adulto. Immagina di aprire un bel pacchetto per trovare cacca. Sì, anche la cacca postale è legale. Durante il Black Friday del 2014, una compagnia chiamata Card Against Humanity aveva una scatola in vendita chiamata Scatola Bullshit. Ne avevano messe in vendita ben 30.000 esemplari a circa 6 dollari ciascuna. Quando però i clienti aprirono i loro pacchi, scoprirono che era letteralmente un pezzo secco di escrementi di toro. Non sono gli unici che propongono la cacca come regalo sul mercato della cacca, appunto. Una società chiamata PoopsSenders.com è specializzata nella spedizione di cacca di elefante, mucca e gorilla, un regalo divertente a quanto pare. L'invio di cacca infatti è illegale solo se è fatto con l'intento di danneggiare o molestare una vittima. Se può essere considerato uno scherzo o per scopi di intrattenimento, allora è perfettamente legale, ma ovviamente è sgradito. Numero 2. Ho un osso da condividere con te. Il marketplace di Facebook è ancora un posto relativamente nuovo per comprare o vendere online, ma hanno messo un limite ad un mercato particolare che eBay ha bandito completamente nel 2016, ossia quello del vendere ossa umane. L'unico tipo di osso che è illegale da vendere online sono appunto i resti dei nativi americani, per qualsiasi altra razza invece è perfettamente legale commerciare in ossa secche per scopi scientifici. Al di fuori dei collezionisti privati che passano attraverso Facebook ci sono aziende indipendenti come SkullsUnlimited.com che appunto vendono ossa che sono sia reali ma anche creazioni finte. Se vuoi la tua personale ricostruzione di un cranio Cro-Magnon ti costerà solo 195 dollari, tuttavia se stai cercando di acquistare un vero teschio umano da negozi come The Bone Room aspettati di pagare
almeno 1500 dollari o più. Uno dei fatti più inquietanti è che era effettivamente di tendenza e anche per diversi anni. I teschi umani infatti erano popolari in India. Un commerciante è stato beccato con 1500 teschi umani dalle dimensioni pari a quelle di un bambino in un'unica spedizione e non ha mai offerto una spiegazione ragionevole dal dove venissero effettivamente. A causa di questo incidente divenne illegale esportare resti umani nel 1985. La Cina continuò però l'export di resti umani finché non divenne ovvio che le persone venivano letteralmente uccise per tenere il passo con la richiesta. Il commercio è stato reso fuori legge nel 2008. Tuttavia rimane ancora legale comprare e vendere resti umani negli Stati Uniti e per coloro che hanno un fascino per il macrobo la domanda è sempre ancora esistente. Numero 1. Guidare a petto nudo. Ultimo punto, ma certamente non meno importante, è quello di guidare nudi. Sembra sia perfettamente legale guidare in auto nudi. In realtà questa legge cambia leggermente da stato a stato. In Nebraska, negli Stati Uniti, un uomo di nome Nicholas Brogman era alla guida ubriaco con la sua ragazza, quando è stato fermato dalla polizia. Sia lui che la sua ragazza erano completamente nudi, non indossavano le cinture di sicurezza e avevano i contenitori di alcol aperti e consumati sul sedile anteriore. L'uomo è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e per il particolare appunto delle cinture, ma il fatto che fossero entrambi nudi non ha giocato nessun ruolo nella pena. Infatti non c'è nessuna legge contro la guida nudi in Nebraska. Nella maggior parte degli Stati Uniti e anche nel mondo è completamente legale guidare in topless sia per i maschi che per le donne, ovviamente solo se non eseguite atti osceni mentre lo fate e rimanete in auto, infatti non potete poi mica uscire nudi. E queste, ragazzi, erano 10 cose assurde che potremmo pensare siano illegali, ma che non lo sono. Infatti sono perfettamente legali, ma solo in alcuni stati. Quale vi ha stupito di più? Lasciate tanti mi piace se il video vi è piaciuto e se volete una seconda parte con altre cose assurde che si possono ancora fare legalmente. Iscrivetevi se siete nuovi e non dimenticatevi nemmeno di seguire QB Now e Infinito Now su Instagram, dove postiamo curiosità fantastiche tutti i giorni.